Minecraft. Poi potrei vedere un mondo piatto abbastanza infinito. Non siamo nella nostra casa della serie di Minecraft? Beh, in effetti sì, perché siamo. Praticamente un po' di settimane fa hanno fatto appunto l'aggiornamento e credo che l'Xbox 360 sia quella più indietro su Minecraft, non lo so. Perché in effetti, però vabbè, non ci pensano più praticamente. Vabbè, allora. Quindi vi voglio far vedere tutte le cose che hanno appunto aggiunto. E guardate quante cavolo ne sono quasi immense. Allora, iniziamo direttamente da qui. Questo è un blocco delle rughe del Nether che praticamente hanno aggiunto con questo aggiornamento. Voi vi chiederete, com'è possibile? C'è già un sacco di tempo. E invece, questo vabbè, ma perché? Praticamente, questo cosa perché? Questo è praticamente il secondo oggetto. Non capisco che è sta roba che mi ha buttato fuori. Vabbè, praticamente vi volevo comunque soffermare su questa cosa, che sicuramente tutte le console o telefono c'era già, però praticamente questa è appunto la terra brulla. Che differenza c'è tra la terra? A parte che appunto non può crescere l'erba qui, ma se vedete c'è un po' di differenza. Vedete? C'è un po' di differenza, questa è un po' più scura, ma comunque non soffermiamoci qui. Questa, beh, è appunto la terra bella. Questo è, diciamo, una specie di sentiero che adesso si trova al posto della ghiaia nei villaggi. Poi queste sono cose che appunto si possono trovare nel land, nelle fortezze del land. E poi qui c'è appunto il calcestruzzo. Questa è la polvere di calcestruzzo e questo è blocco. Ci sono veramente un sacco di colori, adesso ve lo faccio vedere in questo modo, sono veramente veramente bellissimi. E invece questi ragazzi, che non mi ricordo come si chiamano, è la terracotta smaltata. Guardate che bei colori, soprattutto questo è il mio preferito. Cioè il mio preferito insieme a questo qui che è un bel colore. Quindi mi piacciono veramente, sono veramente bellissimi. E poi hanno aggiunto anche appunto gli stendardi. Questo vabbè, mi sono fatto un attimo una cosa così. E poi questi sono tutti i colori che appunto ci sono. Poi hanno aggiunto le litre. Come si chiamano? Boh, vabbè. Che ce le mettiamo. E ora andiamo più su. Ok. Qui vada bene, credo, no? Va bene. Wihi! Che poi abbiamo fatto anche il minigioco. Quindi ci sta. Perfetto. E poi hanno appunto aggiunto le barche. Perché voi dovete sapere che le barche erano soltanto di quercia. Semplicissime, senza neanche i cosi. Ok, ovviamente ci sono di tutte quante le cosa. Muori. Oh, vabbè, non importa. E poi hanno aggiunto appunto queste cose che stanno con gli shulker, questo qui in teoria, queste due almeno. E poi hanno aggiunto appunto le barbabietole che se ne facciamo, ho sbagliato. Vabbè, comunque danno sempre la stessa cosa. Qui invece ho aggiunto cose bellissime che ora praticamente andiamo a provare. Allora, mettiamo, anzi, questa me la tengo, eh. Ah, già. Appunto, tutte queste frecce. Ora ci mettiamo in sopravvivenza. Non so sinceramente quale butto perché non le ho provate. Ok, dai. Ma non torna. Ok, ecco qui, questa è appunto dell'invisibilità. Bene, ho preso quelle che magari durano un po' di meno perché se ne è un casino. E no. Poi, questo della visione notturna, non so se così funziona. No, che okay, non funziona così. Grande ragazzi, non ho mancato di brutto. Ci sono scema. Ok. Questo è della visione notturna, ma non ci serve. Questo è della forza, semplicemente. Vabbè, comunque ragazzi, tutte queste cose, visto che noi adesso abbiamo perso un cuore e mezzo. Proviamo. Dai, mamma mia, che scarsa che sono. Cosa? Cosa, regà? Mi stai prendendo in giro.
mamma mia. Ok, questa è della forza. Dov'è la rigenerazione? Dai. Ok, praticamente comunque mi sta rigenerando, ma non ci serve. E poi qui appunto ci sono delle casse, queste sì sono delle casse. È veramente figo perché tu fai così. Ok, basta. Comunque sono appunto di tantissimi colori e mi piacciono veramente tutti, bellissimi. E praticamente in teoria se noi... Allora, ci rimettiamo un attimo in creativa. Se noi ad esempio prendiamo una cassa e prendiamo, non lo so, queste cose così, e poi ce le mettiamo in sopravvivenza, però magari prendendo un piccone perché in effetti, ok, così, e ci mettiamo appunto queste cose all'interno, non è come una cassa, quindi ce la possiamo portare appresso e quando poi ci servirà. Appunto, vedete, c'è scritto dentro cosa c'è, quando ci servirà. Ok, quindi magari nella nostra serie di Minecraft ci potrà comunque essere utile una cosa del genere. Passiamo avanti e magari ci rimettiamo in creativa. Poi hanno aggiunto i letti di tutti i colori. Sì, perché prima c'era solo quello rosso, adesso invece è di tutti i colori. Poi, visto che comunque queste sono tutte le cose che hanno aggiunto, anche se questo video potrebbe essere un po' cortino, però vabbè. Allora, praticamente noi ora mettiamo notte perché andiamo a vedere tutti i mob e le cose che hanno aggiunto. Allora, vagabondo, vagabondo. Bene, praticamente questo è uno scheletrissimo, bellissimo, che può mettere, mi sembra, lentezza. Bene, ok, grazie di averci aiutato. Mi sa che sono anche lì, no? Sì, eccolo. Ah, no, questo è uno scheletro normale. Niente, allora. Poi, bozzolo, ragazzi, io questo non so cosa sia. Quanti? Vabbè, bozzolo, non so cosa sia, perché non l'ho mai visto in vita mia. E, ok, ciao. Comunque così. Poi abitante zombie che prima ragazzi non c'era, cioè sto scherzando, non c'era, che mi sembra con la mela d'oro si può far, diciamo, farlo tornare normale. Genera Rex, no. Non so cosa sia. Oh, che carino! Cos'è? Ma cos'è? Perché va sotto? Raga, perché va sotto? C'è un senso? Perché va sotto? Aspetta. Se io lo metto qui, va sotto. No, al momento ha raggiunto il massimo di nemici. Cosa? Vabbè, comunque non sa perché è un piccolo fantasma di scheletro a caso. Evocatore, mamma mia quanti, raga. Oh mamma mia. Aspettate, ma se io faccio almeno così, generazione creature. No. No, mannaggia, mannaggina. Se io metto giorno, la maggior parte di loro moriranno. Questo è l'evocatore, bene. Che ci dà il totem dell'immortalità, ragazzi. Vedi, guarda. Che ragazzi, io di preciso non ho capito a che serve il totem dell'immortalità. Di preciso non l'ho proprio capito. E se magari lo sapete, ditemelo sotto nei commenti. Vabbè. Questo è il rivendicatore, mamma mia, sti nasi brutti. Che ci dà gli smeraldi, ragazzi. Quindi, ottima cosa, secondo me. Il guardiano, che va a stare appunto, diciamo, sott'acqua. Ok. E poi il guardiano antico, che sta andando via. Guarda tu, va. Prima che ci crei problemi, muori male. Oh, raga, ma quanta cavolo di vita c'ha? Eh beh. Ok, ho ripreso le cose. Mannaggia. Bene, e poi ci sono altre cosine. Eccoli qui. Allora, questo è quello che adoro di più. E qui ho appunto le cose per addomesticarlo. Fatto carino!
sempre di colori diversi, è questo mi piace, e mi sembra che in teoria, se noi, non mi ricordo come si fa, no, perché mi ricordo che praticamente tolto si poteva mettere sulla spalla, ora non so come. Mettiti sulla mia spalla, ragazzi, come si fa? Lo sapete, ditemelo sotto nei commenti. Dai! Ragazzi, ecco l'evocatore. Scusate, il Vex. Vabbè, non so di dove si trova, comunque se si può trovare. No, i miei pappagallini! Vabbè. Quindi, no, lo shulker, no, non è qui. Lo shulker che è appunto questo. E si possono praticamente sconfiggere soltanto quando sono aperti, perché sennò non perdono vita. E ci, a volte possono dare appunto questi pini. Mettili sulla mia spalla, su. Su. Niente, ragazzi. Niente, non vuole stare, vabbè. Ok, togliamo questo l'orso volare che praticamente mi sembra che se sta vicino al suo figliolino attacca, se no no. Poi cavallo scheletro. Sinceramente non so se si possa. Ok, non si può addomesticare. Oddio, no, l'orso. Ok. No, vedi, non si può addomesticare. Poi cavallo zombie. Che anche questo non si può addomesticare. E il lama, cioè che si può addomesticare, ragazzi. Cioè no, è troppo bello. Io voglio un lama. Se lo troviamo un lama, io lo voglio. Ok, e poi va bene, nient'altro. Questo è già mio, giusto. Chi lo vuole il grano? Chi lo vuole il grano, Bilu? E io vedete che è pieno di piedi. Ok. Vediamo se il nostro pappagallo magari ci segue. Vieni, più su. Va bene. E niente, questo è il mio pappagallino. Non so come si fa a mettere sopra la spalla se viene. Oh, eccolo! No, ragazzi, è bellissimo. Comunque, tipo, non so, ci devo andare davanti, incontro, non lo so. Comunque, con questa scena così che è troppo figa, così. Anche se potrebbe essere un po' corto, cioè adesso non lo so. Però ci sta, comunque, vi ho fatto vedere l'aggiornamento che hanno fatto qualche settimana fa. Quindi, io direi che possiamo finire, facciamo questo episodio. Lasciate un mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!